Il problema del crollo dipende dal fatto che quando noi paghiamo al casello un pedaggio, immaginiamo che quel pedaggio sia reinvestito in manutenzioni ordinarie e straordinarie dei ponti e degli assi viari da Autostrade per l'Italia. Nel momento in cui, invece di reinvestire i soldi del nostro pedaggio autostradale nella manutenzione, si dividono gli utili, è lì che questi ponti crollano. E siccome per la prima volta c'è un governo in Italia che non ha preso soldi dai Benetton, noi siamo qui a dirvi che analizzeremo i contratti e siamo pronti a revocare le concessioni e a dare multe fino a 150 milioni di euro. Perché tra le altre cose Autostrade per l'Italia è controllata da una finanziaria che ha sede in Lussemburgo, questi neanche le tasse in Italia pagano. Quindi teniamo ben presente che qui non c'entra niente l'alternativa a quel ponte, perché se quel ponte era pericolante, Autostrade per l'Italia ci doveva dire che bisognava chiuderlo.